E così è ufficiale. Qualche ora fa è stato esteso l'obbligo delle mascherine negli ambienti chiusi e aperti sul luogo di lavoro. Ma mica tutti, perché per fomentare ancora di più tutto quello che è il contrasto sociale, per acuire ancora di più le polarizzazioni, per farci ancora più arrabbiare gli uni contro gli altri, mica tutti. Nelle pubbliche amministrazioni il Covid non entra, no? Oggi parliamo di deficienza comunicativa, quella che ha caratterizzato praticamente tutta la pandemia da parte degli organi di governo, e ne parliamo proprio parlando di mascherine. Io sono Matteo Flora, mi occupo di comunicazione per lavoro e questo è Ciao Internet. Partiamo dall'inizio. Nelle scorse ore è stato esteso l'obbligo delle mascherine. Vi linko l'articolo di Repubblica. Il via libera delle parti sociali ha fatto in modo che le mascherine restino obbligatorie nei luoghi di lavoro, al chiuso o all'aperto, quando non è possibile essere sicuri dell'isolamento delle persone, quindi ad esempio nei luoghi comuni. Ma mica per tutti, già, perché... E questo è money.it, confermando l'obbligo di mascherina nelle aziende private, le regole su questi luoghi di lavoro diventano diverse rispetto a quelle previste nella pubblica amministrazione. Il ministro della pubblica amministrazione, infatti, Renato Brunetta, ha emanato una circolare nella quale l'uso delle mascherine è solamente raccomandato, soprattutto per il personale a contatto con il pubblico. Raccomandazione che vale anche per chi lavora nelle stanze comune, anche se si tratta solo di due persone, per riunioni in presenza, quando si fa la fila alla mensa o negli spazi comuni, e infine anche in ascensore. Raccomandazioni però, perché sappiamo che nei luoghi di lavoro il Covid c'è sicuramente, nelle pubbliche amministrazioni ci si è anche raccomandati al Covid di non entrare. C'è tanta di quella deficienza in questi obblighi messi un po' a caso, senza alcuna base razionale, perché base scientifica probabilmente c'è nell'utilizzo della mascherina. Io non sono un fautore dell'antimascherina, anzi ne ho sempre in giro N, la uso costantemente, più come atto di buona fede verso gli altri che non per paura personale, ma non importa. Ora, il problema reale è quando cerchiamo di far passare un comportamento, ok? Quindi cerchiamo di suscitare un comportamento condiviso e lo facciamo spingendo messaggi contrastanti. Peraltro, non è una cosa che dico io. C'è uno dei libri che consiglio ai miei ragazzi della magistrale, che è The Behavior Change Wheel, la ruota del cambiamento del comportamento. Il sottotitolo è A Guide to Designing Intervention, una guida per disegnare gli interventi da fare, ed è scritto a sei mani, da amici Atkins e West. Perché questo libro? Perché all'interno di questo viene fatto vedere quello che è la wheel, la ruota del cambiamento. A parte la complicazione di questo, però non è nemmeno così complicato, ed è fuori dal 2011, vi ricordo, cioè, quindi non stiamo parlando di cose incredibili studiate negli ultimi... No, dal 2011. All'interno di questo sistema viene un attimino categorizzato tutto quello che sono, che vengono categorizzate le possibilità che ci sono per fare in modo di creare dei meccanismi per far cambiare le abitudini e i comportamenti alle persone, normalmente in modo virtuoso. E viene utilizzata per l'integrazione, viene utilizzata per il woman empowerment, viene utilizzata per tutte le disuguaglianze sociali, viene utilizzata per, ad esempio, proporre uno stile di vita più sano, più responsabile. In quasi tutte le campagne che devono assolvere a un dovere che è quello di behavior change, di creazione di un cambiamento nel comportamento, viene utilizzato un modello pressappoco simile. Ma al centro di questo ci sono le tre grandi direttive su cui si basa tutte. Queste tre direttive sono opportunity, motivation, capability. Opportunità, motivazione e possibilità di farlo.
Ora, togliamo un attimo capability, possibilità di farlo, perché in questo caso non esiste un problema di capability, cioè non è che devo comprare roba da miliardi di euro per mantenere attive le mascherine, come già lo stiamo facendo adesso, si può continuare a farlo. E non sto dicendo che non costano, cioè non è quello il discorso, nel senso, non c'è un macchinario da un miliardo di euro da comprare e che non siamo in grado di farlo, quindi avremo un problema di capability. Quindi lasciate perdere quello. Ce ne sono due, motivation e opportunity. La motivazione a fare qualcosa e l'opportunità a fare qualcosa. Opportunity e motivation si muovono in una ruota bilanciata, in realtà in una bilancia, in due piatti della bilancia che devono trovare una serie di equilibri. Uno degli equilibri fondamentali per fare in modo che ci sia la motivazione, premesso che l'opportunità c'è, non voglio finire nel serve o non serve, ma l'opportunità si può dire che c'è e è opportuno probabilmente continuare, ma è opportuno solo ed esclusivamente se questo comportamento viene richiesto da tutte le parti sociali, cioè se esistono disuguaglianze formali che non sono disuguaglianze sostanziali, cioè se io, che ne so, posso avere una disuguaglianza sostanziale se io devo fare, che ne so, le scale 30 gradini per salire per tutte le persone che salgono a un edificio pubblico e poi ho le persone sulla sedia a rotelle, ok? Lì c'è una disuguaglianza che è sostanziale, non può fare quello. Ma in questo caso tra la pubblica amministrazione per quanto riguarda il Covid e il privato non esiste nessuna differenza sostanziale. Non è che dentro gli edifici pubblici si respira un'aria diversa, dentro gli edifici pubblici non si è in parti comuni, dentro gli edifici pubblici non ci sono assembramenti, pensate alle code alle poste o giù di lì, o al comune. Ecco, c'è una situazione di totale uguaglianza delle condizioni, ma un trattamento diverso. È ovvio che da una o dall'altra parte si sentano presi in giro. È chiaro, perché se sei contro l'utilizzo delle mascherine puoi avere una motivazione, che è quella della seconda parte, data dal fatto che ovunque lo stanno facendo e la motivazione del fatto di dire lo fanno ovunque, prendo anch'io questo sforzo, è grande, ma questa motivazione finisce a zero nel momento in cui ti dicono devi mettere la mascherina. Perché? Perché la scienza ti dice che... E perché loro lì a fianco, che sono in 200 in una stanza, non la stanno mettendo? È quella la cosa che mi fa imbestialire. Il fatto che concetti basilari della comunicazione, come la disuguaglianza imposta, che è data solo ed esclusivamente dalle sigle sindacali che hai da una parte all'altra, ecco, questa disuguaglianza imposta non fa nient'altro che una cosa: esacerbare. È una parola brutta. Acuire è ancora una parola brutta. Rendere ancora più devastante il baratro che c'è tra pro e anti-vax, tra pro mascherina, no mask, i baratri che vengono creati. Ogni volta che si esce con queste modalità cinofalliche di implementare una serie di policy, date dal fatto che nessuno si vuol prendere la responsabilità di dover rompersi le scatole andando a obbligare anche nel privato, perché qualcuno ti rompe le scatole, perché dovresti... Per mille ragioni, quando per opportunità si crea una differenza che viene percepita come tale ma non è sostanziale, quello che ottieni è semplicemente che le persone perdono la motivazione. Perdere la motivazione è quello che crea il contrasto sociale. Ma se lo so dire io, che sono l'ultimo dei poveri deficienti, citando, vi ridico ancora, un libro fatto nel 2011, uno studio fatto nel 2011, ve lo linko qui sotto, ma che ce ne sono altri centinaia di cose come queste, perché non si può prendere qualcuno in cabina di regia che abbia la minima sufficiente competenza che può avere uno dei miei studenti della magistrale? Io non lo so, scrivetemelo qui sotto e raccontatemelo, dai. Come al solito, se non vi siete ancora iscritti, potete iscrivermi. Io mi chiamo Matteo Flora, faccio questi video tante volte alla settimana e come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato ed estate parati.